Allora, situazione attuale. Mi sento malissimo. Domani mattina devo partire alle 6:48, ancora non ho fatto la valigia. Ho avuto proprio un crollo nell'ultima ora. Mio padre, spinto da quello che io chiamo farfuglia del pietismo, c'è una lamentazione, tipo, mi ha preparato di malavoglia, eh? È vero? Eh sì. Eh sì, conferma, di malavoglia. La camomilla per il Tachiflu. Non c'è un punto del corpo che non mi faccia male. Sto con la bocca così perché vengo accusata di spargere bacilli, io non lo so. La figlia sta tirando le cuoia e uno di cosa si preoccupa? Non è che mi attacchi il raffreddore e l'influenza. Ricordatevi nel caso, non fiori ma opere di bene. È vero, papà? Sì. Dice sì a tutto. Mi lasci la tua macchina e domani vado in macchina a Roma. Ok, dice sì a tutto fino ad un certo punto. Mi ha guardato malissimo. Come potete vedere, ho 9 occhiaie. Mi sento male. Ci rivediamo se non è arrivata la mia ora. In tutto ciò, qual è la preoccupazione di mio papà? Mettere in funzione la friggitrice ad aria che è arrivata da Amazon a costo di portare qui le patatine in camera. Vabbè, con la friggitrice aria va bene. Nonostante la figlia stia morendo. Confermi, padre? Confermo. Ubi, patatine fritte, figlia Cessat? Niente, così il cinismo is the new black.